Ciao amici di Legnano News e benvenuti a questa nuova puntata di Smart News, il web TG che parla delle notizie della tua città. Oggi apriamo con un servizio sul possibile nuovo canapo che, testato durante le corse a pelo, potrebbe essere poi usato durante il palio. Un canapo sicuramente più sicuro per i cavalli e per i fantini. Guardiamo il servizio. Questo è il nuovo meccanismo per staccare il canape anche dalla parte dell'argano, oltre che dalla parte del mossiere. Basta. Allora, questa è la situazione che si presenta al momento della partenza. Praticamente questo dispositivo consente a questa altra estremità che si è generata nella modifica di abbassarsi uscendo dalla trazione al momento in cui il mossiere abbassa il pedale. Questo elastico serve solamente a facilitare lo sfilamento, che potrebbe essere più lento qualora non vi fosse. Sono rientrati a Legnano i liceali giovani ambasciatori al Palazzo di Vetro dell'ONU di New York. Sentiamo le loro impressioni nel servizio di Federica Culca. Sì, è stata un'esperienza molto interessante. Negli 8 giorni che siamo stati a New York abbiamo lavorato 3 giorni e abbiamo simulato le procedure che seguono i diplomatici alle Nazioni Unite e abbiamo affrontato numerose tematiche, come ad esempio nella mia commissione abbiamo affrontato il tema della xenofobia in Europa. Porta a casa tanta consapevolezza di quello che ho visto, nuovi argomenti e soprattutto di persone diverse, perché il fatto di poter collaborare con ragazzi provenienti da altre parti del mondo mi ha aiutato molto a capire qual è il livello generale all'estero. E sicuramente abbiamo avuto grande libertà nell'intervenire, nel creare un discorso che fosse nostro e comunque di cercare anche di argomentare in un modo abbastanza con cause che fossero degne di nota. Questa puntata termina qua, io vi do appuntamento a domani, sempre qui a Smart News con Gaia. Ciao ciao!